Ci troviamo davanti alla Galleria Santa Marta, dove tra qualche minuto inizierà la seduta aperta della quarta circoscrizione dedicata al Tirone. Accanto a me Francesco Quero. Perché questa seduta aperta, Quero? Stasera vogliamo inaugurare un modo di in qualche modo aprire la concertazione. Le istituzioni accolgono le istanze del territorio, delle associazioni, dei comitati, prendendo spunto da quelle che sono le problematiche reali del territorio stesso, e questo consiglio si riserverà di successivamente arrivare a una sintesi più o meno condivisa, che possa essere una proposta concreta per i progetti di riqualificazione della struttura. Quella della vostra circoscrizione è una vera e propria battaglia sul Tirone. Quali sono le motivazioni che vi inducono a portare avanti appunto questa battaglia? Il Tirone per noi è un simbolo di degrado, ma nello stesso tempo una possibilità di sviluppo sostenibile della nostra città. Un fazzoletto di terra al centro della città di Messina, nel cuore della città di Messina, con aspetti architettonici e storici rilevanti, e che potrebbe in qualche modo essere veramente la rinascita per questa città. Sul Tirone ci sono dei forti investimenti, potranno essere dei forti investimenti. Le linee guida del piano industriale della STU sono intorno ai 100 milioni di euro, e per cui è giusto che una istituzione che è presente sul territorio, qual è quella della circoscrizione, sia vigile su quello che è l'operato. Cosa vi piace del progetto presentato dalla SU e cosa invece non vi convince? Devo dire che nel complesso la progettazione della STU non ci convince. Sul piano della sostenibilità territoriale abbiamo valutato comunque i rischi idrogeologici nelle prossimità comunque degli interventi, diciamo Gravitelli, Montepiselli, la sostenibilità urbanistica, quindi la viabilità connessa, quello che sarebbe il carico urbanistico che ancora di più andrebbe a pesare in questo contesto molto ridotto, e quindi le densificazioni ancora ulteriori edilizia. Ecco, voglio dire, una città si misura nella qualità della vita quando le politiche sociali e ambientali si sviluppano e non si fermano. Noi abbiamo bisogno di spazi che possono essere centri di aggregazione per i cittadini, spazi verdi. Ogni spazio non deve essere colmato da cemento. Quindi possiamo dire edificazione no, però riqualificazione del Tirone sì. Edificazione e sviluppo possono assolutamente essere conciliabili. Ma questo deve essere fatto con una concertazione, con il buon senso, e soprattutto ascoltando quali sono le reali problematiche del territorio. Vi sentite ascoltati dai vertici della SU o no? Noi lo speriamo.